Gaetano Satriani nel 1975 si iscrive al Partito Comunista e 2 anni dopo viene assunto dalla Camera del Lavoro di Ferrara con l'obiettivo di costituire l'ufficio studi per la Camera del Lavoro. Nel 1980 diventa segretario generale dei chimici a livello provinciale e nel 1984 segretario regionale, per poi nel 1987 essere chiamato a Roma per dirigere il Dipartimento Industria e Contrattazione per la CGIL nazionale. Nel 1992 entra a far parte della segreteria della FIOM come responsabile dell'ufficio contrattazione. Nel 1999 si apre una nuova fase nell'esperienza di Gaetano Satriani, infatti viene eletto sindaco a Ferrara. Questa sua esperienza dura 10 anni, fino al 2009. Dal 2010 torna in CGIL e si occupa di politica industriale per la CGIL nazionale, in stretta collaborazione con il segretario generale Susanna Camusso. Satriani ha collaborato anche a diverse pubblicazioni e ad alcuni libri. Nel 1997 ha scritto insieme a Sergio Cofferati il libro A ciascuno il suo mestiere e nel 2011 pubblica Mente Locale sulla sua esperienza di sindaco. Abbiamo visto nella storia il sindacalista sulla cassetta della frutta davanti al piazzale della grande fabbrica ad arringare il popolo alle 6 di mattina. Oggi quel mondo lì, quell'immagine che noi ci siamo costruiti sentendo le parole dei padri, del sindacato non c'è più. Allora, la prima cosa che ti viene in mente quando pensi ad una qualità che il sindacalista oggi 2012 dovrebbe avere. Beh, sicuramente la capacità di cogliere le trasformazioni in corso, appunto, quindi come sono organizzate, laddove esistono le attività produttive, quali attività di servizio che magari sfuggono al primo sguardo hanno sostituito le attività produttive tradizionali, come in qualche misura le dinamiche e anche le difficoltà del lavoratore o dei lavoratori escono dai cancelli del loro luogo di lavoro e intrecciano contraddizioni sociali che al sindacalista tradizionale probabilmente magari non sfuggivano, ma non se ne occupava direttamente, immediatamente. E poi oggi la capacità di leggere nella crisi e dietro la crisi quali sono le principali, diciamo, tendenze che si stanno verificando in giro per l'Italia e per l'Europa. Stai descrivendo un sindacalista più colto e più politico, a dispetto dell'immagine della politica di allora, che era una politica pervasiva, organizzata, i partiti. Oggi il sindacalista deve fare politica in proprio e avere testa sulle trasformazioni, stai dicendo? No, la parola politica non la userei, nel senso che si presta a cattive interpretazioni. Quindi non direi un sindacalista più politico, un sindacalista più attento alle trasformazioni sociali. Però, insomma, ecco, più colto. Sì, io credo che si stiano determinando dei linguaggi nuovi e abbiamo bisogno di avere la capacità di leggerli e di conoscerli, come è successo già altre volte, quando il sindacato era un sindacato essenzialmente agricolo. Quando è diventato sindacato delle fabbriche è cambiato tutto, è cambiato il linguaggio, sono cambiate le persone, quelle di prima non andavano bene, Stai prioritariamente. suggerendo che è una fase in cui è necessario un rinnovamento organizzativo e anche di quadri per la Totale, CGIL? totale. Racconta. Io sarei per dire, insomma, bisogna conoscere bene il mestiere di ieri. E però essere consapevoli che oggi non funziona, insomma. Nel senso che una piattaforma tradizionale come noi l'abbiamo costruita per anni, che ci ha dato la capacità di rappresentare gli interessi dei nostri iscritti e dei lavoratori in genere, fatta di capitoli, di termini, di parole. Oggi non è più in grado di incidere come incideva un tempo. Insomma, la cosa più facile che mi viene in mente è questa: il mercato del lavoro è talmente destrutturato che se tu costruisci una piattaforma classica, acchiappi il 5% della realtà, mentre una volta ne acchiappavamo il 95% della realtà. Insomma. Perché l'organizzazione resiste? Perché è innegabile che dentro le organizzazioni
Si resiste al cambiamento. Allora cos'è che porta la CGIL su posizioni di resistenza nei confronti di questa esigenza di cambiamento che molto spesso è pure dichiarata? Ma io penso che tutte le grandi organizzazioni abbiano delle loro viscosità, insomma, nel senso che ci sono dei volani troppo pesanti per mettersi a girare subito in un'altra direzione o aumentare e cambiare la velocità. Quindi quando si è dentro un'organizzazione di questo tipo, spostarla da una traiettoria tradizionale, comunque quella che abbiamo sempre fatto e comunque quella che viene spontanea a tutti continuare a fare, spostarla da lì invece ad un mondo nuovo non è facile, quindi chiaro che sono resistenze anche psicologiche, sono resistenze non necessariamente politico-organizzative. Hai un giudizio complessivo della qualità degli uomini e delle donne della CGIL? No, ma io non sono né pessimista né facilone, insomma. Ho vissuto, ripeto, insisto su questo punto, ad esempio, se volete lo cito anche con delle date, i primi anni 80 avviano la riorganizzazione industriale del nostro paese, cominciano gli investimenti in tecnologia e in risparmio di lavoro. Lì ci volevano delle persone diverse, delle teste diverse, quindi tutti quelli grandi quadri che c'erano prima restavano i nostri vecchi dirigenti, però non erano in grado di leggere e soprattutto di incidere su quelle realtà nuove. Torniamo al profilo del sindacalista, del cambiamento. Le cose più normali che uno si aspetterebbe, un po' di velocità, un po' di precisione nell'organizzazione, un po' di adeguatezza nella risposta ai bisogni della gente, un po' di attenzione alle domande prima che alle risposte organizzate dall'organizzazione. Che sindacalista ci vuole? Che profilo ci vuole? Che formazione ci vuole? Che consapevolezza ci vuole? La condizione preliminare, secondo me, è quella di essere disponibili a imparare. Chi è disposto a mettere in gioco le sue conoscenze per apprendere delle cose nuove è una persona utile all'organizzazione. Chi non è disposto è una persona utile all'organizzazione, ma certo non per gestire, diciamo, le prime file, non per gestire l'impatto con il cambiamento. Quindi noi dobbiamo metterci in gioco per... E poi ci vuole una grande duttilità e anche in qualche misura una capacità di leggere nelle domande che i nostri rappresentati, quindi il mondo del lavoro, già è generica questa affermazione, insomma, i diversi segmenti del mondo del lavoro, le domande che fanno, perché spesso le prime domande che vengono fatte non consentono delle risposte, o non sono le domande giuste, o si fa fatica a trovare le risposte adeguate. E bisogna cercare, questa è una nostra caratteristica, io credo irrinunciabile, invece di trovare i minimi comuni denominatori. Lì bisogna stare molto attenti. C'è un'esperienza interessante in Italia di quella che si chiama contrattazione territoriale o contrattazione sociale. E quella ci pone tantissimi, secondo me è molto interessante, ci pone tantissime domande e tantissimi stimoli appunto alla riconversione. Sì. Una delle cose che dovrebbero entrare e che non sono entrate ancora e che potrebbero riprendere discussioni fatte nei lontani anni 70 è come si porta al tavolo con l'assessore, al tavolo della contrattazione territoriale, insomma della negoziazione territoriale, come si chiama, lo specifico del sindacato. Perché un conto è andare a fare la discussione sulle politiche amministrative della città, dove il punto di partenza è la rappresentanza generale. Un conto è riuscire a portare su quel tavolo lo specifico, il pezzo della tua missione, il pezzo della tua rappresentanza. Questo vuol dire che per noi dovrebbe essere preliminare una discussione sul rapporto tra le categorie, i consigli dei delegati, le RSU, eccetera, eccetera, la relazione col proprio territorio e la contrattazione del centrale. Sono assolutamente d'accordo. Io ho iniziato la mia esperienza sindacale in un consiglio di zona unitario
che era il tentativo, come tu sai, di uscire dai cancelli della fabbrica unitariamente, quindi in maniera organizzata e forte, una voce che si sentiva insomma allora, siamo ai primi anni 70, per affrontare appunto quelle tematiche che allora erano ancora marginali, oggi sono molto più importanti, che stavano oltre, oltre diciamo, la timbratura del cartellino quando il lavoratore usciva dalla fabbrica. Oggi quelle tematiche lì sono cresciute. Perché sono cresciute? Ma intanto forse perché le abbiamo individuate meglio e poi perché in qualche misura le condizioni di vita, le condizioni sociali, le condizioni delle famiglie, dei lavoratori dipendono più ancora da ciò che si determina fuori dai luoghi di lavoro che non da quello che si determina dentro. Questo, qui c'è un punto importante, secondo me, che è quello della sperimentazione che si sta facendo in giro in maniera molto disordinata del cosiddetto welfare aziendale. Questo potrebbe essere un tema che, come tu giustamente dici, consente o addirittura obbliga a mettere insieme i punti di vista delle diverse categorie in una lettura confederale, avremmo detto noi ai nostri tempi, no? Quindi, per dire, insomma, sì, d'accordo, tu nella tal fabbrica stai facendo un accordo sul welfare aziendale, bene, fai bene, interessante, perché è comunque qualcosa di più che arriva ai lavoratori e quindi è giusto che sia, però non farlo come se fossi chiuso sotto una campana di vetro, guarda la fabbrica a fianco, se sono messi peggio di te dagli una mano, e poi magari in 4-5 fabbriche si può anche andare al comune e dire senti, però siccome tutti abbiamo bisogno di una linea nuova di trasporto pubblico, forse converrebbe negoziarla con te piuttosto. Si discute abbastanza in CGL di queste cose o poi parliamo della crisi, siamo sull'emergenza in maniera totalizzante? No, in CGL si discute di tutto, il limite che io vedo ancora è che si discute separatamente, quindi c'è un pezzo molto competente di contrattazione territoriale o sociale che riguarda, per dirla apertis verbis, la confederazione da una parte e i pensionati dall'altra, lo SPI, gli altri se ne occupano un po' meno. Quello che stiamo facendo, anche al centro confederale a Roma, abbiamo appena riorganizzato per aree quel che prima era organizzato per dipartimenti, proprio nel tentativo di mescolare di più le competenze, di mettere più insieme i saperi. Sindacalista della CGL Media, la sindacalista della CGL Media, è frustrata dalla crisi, è piegata dalla crisi, è rassegnata alla crisi o vedi in giro del nuovo, almeno dal punto di vista psicologico? No, io non vedo rassegnazione, se devo essere proprio sincero, non vedo rassegnazione. Vedo la difficoltà di far saltare in avanti le nostre risposte all'emergenza in un disegno strategico. Su questo si sta lavorando, adesso per dirla con uno slogan, insomma, il senso di questa cosa che abbiamo chiamato un nuovo piano del lavoro è effettivamente questa. Tentare di cogliere quegli spazi che possano essere appunto occupati da politiche offensive e non solo difensive. Questo è sostanzialmente. C'è pensiero sufficiente in CGL per fare questa operazione? C'è strategia? C'è un'ipotesi strategica? L'input è partito. Io insisto su questo. Noi alla fine della crisi è molto difficile che avremmo l'organizzazione della CGL che abbiamo, e anche l'organizzazione sindacale che abbiamo conosciuto in questi anni. Dico la cosa più facile, non abbiamo più le risorse per essere così grandi come eravamo prima. Non dobbiamo far tagli lineari, dobbiamo ridisegnare l'organizzazione che noi immaginiamo essere più efficace rispetto agli obiettivi che abbiamo davanti. Questa come grande offensiva, anche perché altrimenti io sono convinto, anche semplicemente da un punto di vista diciamo economico piuttosto che non sindacale, che non c'è futuro per il continente se non riusciamo di nuovo ad accumulare posti di lavoro. Io sono convinto che bisogna partire non dalle vecchie nostre teorizzazioni dei piani nazionali, ma dalle invece esperienze più recenti di contrattazione territoriale, come dicevamo prima. Cioè io credo che si creino più posti di lavoro se noi andiamo in comune e diciamo allora apri questo cantiere, apri questa